Mia moglie stava bene, quando è uscita di casa stava bene. A parlare oggi è il marito di Paola Clemente, la bracciante originaria del Tarantino, morta di fatica nelle campagne di Andria il 13 luglio di 9 anni fa. Il comune di Andria le ha conferito la cittadinanza onoraria a Paola come testimone di legalità. Una donna, una mamma, che mentre lavorava ha perso la vita perché le leggi che regolavano quel lavoro ovviamente sono state per lei nefaste. E di questo abbiamo bisogno di parlare, non solo come comunità, ma anche e soprattutto con i più piccoli, che davvero molte volte non si rendono conto di che cosa significhi muoversi in ambiti in cui, quando non c'è il rispetto delle regole, le conseguenze possono essere dannose per tutti. Paola quella mattina si era svegliata alle 3 come ogni giorno per andare a lavorare a 150 km dal paese in cui viveva. Dopo qualche ora accusò un malore sotto i teloni dove il caldo intenso arriva generalmente a superare anche i 50 gradi. Nessuno dei suoi datori di lavoro la soccorse. Parlare di meno e lavorare di più. Parlare di meno e lavorare di più. Forza, facciamo! Cioè lì bastava che si fermasse a una stazione di servizio e dicesse: ti lasciamo qui, chiamiamo il 118 che è gratuito, non costa niente, e poi se la vedevano i familiari, insomma. La morte di Paola, senza le denunce della famiglia sostenuta dalla FLAI, sarebbe stata giustificata con cause naturali. Il marito Stefano volge il suo sguardo a tutte le persone che per portare a casa il pane accettano condizioni vessatorie di lavoro, perché Paola era una mamma, una figlia, una sorella. Una donna come tante altre, e ce ne sono tante, si alzano la mattina presto e vanno a lavorare nelle campagne.